Cari amici, grazie per aver scelto il corso sui 7 passi evolutivi e aver deciso di fare insieme questo cammino. Se in questo momento mi state ascoltando è perché anche voi, come me, sentite la spinta a dare un senso più profondo alla vostra vita. Ognuno di noi vuole essere felice, vuole trovare pace, serenità, ma spesso in questa ricerca ci perdiamo di fuori, nel mondo, dimenticando che quella felicità che stiamo cercando è dentro di noi, in uno spazio che ancora non conosciamo. Ecco, questo corso sui 7 passi evolutivi nasce proprio per aiutarci a ritrovare quello spazio. È un metodo concreto che unisce e integra tanti approcci e filosofie diverse. Sono gli insegnamenti che ho ricevuto nella vita e che ora desidero condividere col mondo per accompagnare chi lo vorrà nel proprio cammino di risveglio. Attraverso gli insegnamenti dei 7 passi potremo diventare delle persone più serene, più equilibrate, più sane e ritrovare quella gioia e quell'amore che sono nascoste da sempre dentro di noi. La divisione del percorso in 7 passi serve a rendere un cammino così profondo più semplice e graduale. Ogni passo contiene 7 video lezioni che affrontano tematiche specifiche dell'evoluzione umana. Li potete seguire con i vostri tempi e avrete una dispensa che potete scaricare dove troverete tutte le immagini e gli schemi che vi mostrerò durante i video. Vediamo adesso il primo schema che ci mostra come è strutturato il percorso dei 7 passi evolutivi. Prima di iniziare, però, dobbiamo chiarire 2 concetti fondamentali a cui farò riferimento praticamente in ogni video, e sono il concetto di io e di sé. Siccome nelle varie filosofie questi termini a volte vengono utilizzati con significati diversi, è bene fare chiarezza sin da subito. Ci sarà anche un video specifico dove spiegherò meglio le differenze tra l'io e il sé, ma per iniziare diciamo che nei 7 passi evolutivi con la parola io intendiamo la nostra personalità, la nostra identità, o meglio ancora la nostra identificazione. L'io viene spesso chiamato anche ego. Ma questo è un termine che uso di meno perché generalmente viene utilizzato con un senso negativo, mentre, come scopriremo, l'io, sebbene sia un'identità superficiale, è una parte dell'essere umano fondamentale per la nostra evoluzione. Il sé invece può essere considerato come la nostra anima, la connessione con il divino, o meglio ancora, il divino che è dentro di noi. Il sé è quella parte energetica che, utilizzando un termine buddista, è come addormentata al nostro interno. L'obiettivo finale dei 7 passi evolutivi è quello di aiutarci a risvegliarla. Affinché possa avvenire il risveglio del sé, è necessario però che l'io sia equilibrato e sano. Potete capire che una personalità, un io fragile, insicuro, dipendente, oppure troppo egoico, aggressivo o giudicante, tenderà a rallentare il nostro percorso di risveglio o a volte addirittura a fermarlo. In questi casi tenderemo a ripetere le nostre dinamiche di vita, spesso dolorose e distruttive. È per questa ragione che i primi 3 passi del nostro percorso, che sono la consapevolezza, l'autenticità e la responsabilità, lavoreranno in specifico sul nostro io, ossia sugli aspetti emozionali e relazionali della vita. Attraverso strumenti del counseling e della psicologia umanistica impareremo ad ascoltare i messaggi del corpo e riconoscere le nostre emozioni negative, a gestirle e comunicarle in maniera sana e autentica. Il quarto passo, quello dell'integrazione, sarà una fase di passaggio dal lavoro sull'io a quello sul sé. Affronteremo il tema della purificazione fisica ed emozionale, ossia come sciogliere le nostre ferite emotive. Vedremo le pratiche che abbiamo a disposizione per il nostro benessere e come ritornare a connetterci con Madre Terra e con la natura. I passi 5, 6 e 7, che sono la presenza, il perdono e l'amore, sono invece quelli dedicati al lavoro sul sé, quindi al nostro risveglio interiore. Attraverso i principi delle filosofie orientali, delle costellazioni e delle pratiche meditative potremo ampliare la nostra visione di vita e darle un senso più profondo. Con gli insegnamenti dei grandi maestri sapremo trasformare i momenti difficili della vita in occasioni di crescita e di evoluzione per muoverci verso la pace interiore e l'amore incondizionato. Il mio primo obiettivo con questo corso è quello di darvi degli strumenti pratici che possiate utilizzare sin da subito nella vostra quotidianità. I video saranno semplici, senza troppi giri di parole e soprattutto saranno sempre a vostra disposizione, così potrete vederli tutte le volte che desiderate per comprenderli e interiorizzarli meglio.
Vi consiglio, almeno per la prima volta, di guardarli in fila seguendo l'ordine del percorso, per avere una visione più completa del metodo. E vi ricordo che io resto a disposizione per eventuali dubbi o domande attraverso i canali del corso. A questo punto non mi resta che augurarvi buon cammino, sperando che possa mostrarvi la parte più vera e profonda di voi. Un caro saluto a tutti e vi aspetto nel prossimo video.